francese. Stavo pensando. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. A me l'onere di condurre e l'onore soprattutto di condurre questa presentazione alla stampa. Sono felice di dare la parola ai vari protagonisti di questa bellissima esposizione che sarà aperta ai milanesi per la 13ª volta, la ormai tradizionale mostra di Natale a Palazzo Marino. Permettetemi di salutare in primis il nostro sindaco Giuseppe Sala, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, l'assessore alla cultura, la collega di Bergamo, Nadia Ghisalberti, il professor Giovanni Bazzoli, presidente emerito di Intesa San Paolo, l'amministratore delegato di Rinascente, Pierluigi Cocchini, la presidente della Fondazione Brescia Musei, Francesca Bazzoli, e i curatori della mostra, Francesco Frangi e Simone Facchinetti. Io introduco brevissimamente, poi lascio la parola a chi interverrà dopo di me. Siamo ovviamente molto molto felici e onorati di aprire una mostra che per ovvie ragioni è stata sospesa nell'anno più duro della pandemia da coronavirus. Nell'edizione 2020 non si è tenuta per la prima volta la mostra di Natale, è un progetto però che chiaramente ha acquistato un corpo, un senso ancora maggiori oggi nella fase di ripresa delle attività culturali, della frequentazione, pur, lo voglio ricordare, prudente dei luoghi sociali, dei luoghi della cultura della nostra città, però davvero visitando in anteprima i capolavori di Lotto, di Moretto, di Savoldo e di Moroni si ha questa straordinaria percezione di una mostra che racconta il Rinascimento lombardo. E è davvero una bellissima emozione poter raccontare il nostro territorio attraverso queste uniche opere d'arte che abitano la Sala Lessi di Palazzo Marino, come da tradizione. Siamo alla 13ª edizione di questa mostra e non avremmo potuto portare alla luce questo progetto, soprattutto in un anno così delicato, senza dei compagni di viaggio straordinari come l'Accademia Carrara di Bergamo, la Pinacoteca Tosio Martinengo e la Fondazione Brescia Musei, la Pinacoteca di Brera e chiaramente il gruppo Intesa San Paolo e le straordinarie Gallerie d'Italia. Ora mi taccio e lascio la parola al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Grazie, buongiorno a tutti, saremo tutti molto brevi. Dal mio punto di vista non voglio aggiungere nulla rispetto alla mostra in sé, ma voglio sottolineare come mi sembra molto importante che le comunità di Milano, Bergamo e Brescia si riuniscono. È un regalo che ci fa Bergamo e Brescia e noi lo apprezziamo molto. Bergamo e Brescia che sono capitali della cultura 2023, quindi questa mostra casca proprio nel momento giusto. Il nostro territorio che ha tanto sofferto ripartirà certamente molto dalla cultura. Vediamo un risveglio culturale notevole, lo vediamo anche a Milano, concerti, teatri, ovviamente ci stiamo preparando per la prima della Scala che ovviamente per Milano è probabilmente la giornata più importante dell'anno. Stiamo cercando di offrire un Natale stimolante e al contempo anche sicuro, per cui ogni nostra azione è fatta un po' con questo spirito. Però la cultura è importante per tutti e è importante per gli operatori della cultura che hanno pagato un prezzo molto molto elevato da questo stop. A Milano cercheremo appunto quindi di portare attraverso questa idea di Milano comunque che vive, che con tutte le difficoltà cerca di essere positiva, cercheremo di portare anche tanti turisti perché servono, serve dare l'idea appunto di una Milano che torna ad essere la città tanto ammirata fino al 2019 e per cui
tutto ciò si può realizzare se si lavora in partnership tra pubblico e privato. Le vetrine dei nostri negozi sono oggettivamente molto belle, tutte partecipano, abbiamo 200 vie decorate con le festività di Natale, grazie al contributo di 14 sponsor, in sostanza abbiamo 30 km di vie cittadine illuminate e decorate. Dopodiché, come dicevo prima, è ancora un momento di cautela e di fare un passo avanti e poi di cautela, quindi abbiamo chiesto ai nostri concittadini di indossare la mascherina in tutto il tratto che attraversa la città dal castello a San Babila, ma insomma si può vivere questa gioia anche in questo modo. Quindi chiudo veramente con questo invito, e cioè la prudenza serve ancora. Sottolineo che a Milano siamo arrivati al 92% di vaccinati e questo è qualcosa che porta orgoglio perché dà l'idea di un senso di responsabilità importante. Abbiamo tutti molta voglia però di godere della nostra città, dell'amicizia di tutti, del fatto di stare insieme agli altri. Troviamo la formula giusta. Ecco. Anche questa mostra, il fatto di essere tornati dopo un anno di stop, va in questa direzione. Quindi ancora molte, molte, molte grazie a Bergamo e a Brescia. Grazie Sindaco. E ora la parola al Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. Grazie per questa opportunità. Una considerazione velocissima sul contenuto della mostra e poi una valutazione su questo rapporto che andrà consolidandosi, andrà rafforzandosi tra Brescia, Bergamo e Milano nei prossimi anno e mezzo. La mostra è interessante perché io credo che sia interessante far conoscere il Rinascimento lombardo e sia molto interessante fare conoscere quel pezzo di Rinascimento lombardo-veneto, cioè quel pezzo di produzione straordinaria che ha condizionato poi dei grandissimi come Caravaggio e che ha in qualche maniera costruito una peculiarità, e questo è molto interessante perché di solito il Rinascimento è associato ad altre geografie italiane, difficilmente viene associato a delle geografie come le nostre, in particolare quelle a cavallo tra la Lombardia e il Veneto, quelle della Repubblica Serenissima come sono state Brescia e Bergamo fino alla Rivoluzione Francese, quindi per secoli. Eppure è stato un Rinascimento peculiare, originale, condizionato dalla pittura veneziana, ma nello stesso tempo mai disancorato dalle caratteristiche tipicamente lombarde. E questo per noi è importante farlo conoscere perché può interessare, affascinare tantissimi, diciamo, cultori della materia, ma anche tanti cittadini comuni che, non conoscendo la ricchezza straordinaria di cui siamo gestori temporanei, avrà l'occasione di farlo anche con questa piccola vetrina, ma decisiva vetrina, che apriamo dentro questo palazzo. La seconda considerazione molto veloce che voglio fare è quanto importante sarà il rapporto tra Brescia, Bergamo e Milano. Questo lo è per noi bresciani, ma penso poi Nadia Ghisalberti lo dirà anche per Bergamo. È importantissimo guardare in questa direzione, non solo nella direzione orientale, non solo nella direzione a sud, perché sono dei moltiplicatori. Il rapporto Brescia e Bergamo sono delle città di media dimensione con una ricchezza di offerta culturale, di stratificazione monumentale straordinaria. Sembrerà paradossale dirlo, ma non sono pochi milanesi che non sono mai venuti a visitare le nostre città. Magari un pochino più Bergamo, sicuramente meno Brescia. E questo, secondo noi, è anche l'occasione per dire che si può fare anche una gita fuori porta, tra virgolette, a pochissimi chilometri dal capoluogo di regione e venire a visitare una città che sarà nel 2023 capitale della cultura insieme a Bergamo. Lo siamo diventati non solo per drammaticamente la vicenda pandemica che ha segnato in modo profondo le nostre terre in termini di sofferenze e purtroppo anche di lutti, ma anche perché abbiamo una tale ricchezza culturale
e come giustamente è stato sottolineato dal Ministero dei Beni Culturali, l'opportunità che si apre per il nostro paese, cioè una crescita costante di possibili visitatori e di turisti, è aprire gli spazi di rapporto tra le grandi città come Milano e le città di dimensioni minori, come importanti comunque, perché noi rimaniamo comunque la seconda città in Lombardia con 200.000 abitanti, ma quella medie città italiane che probabilmente non hanno la conoscibilità e la diffusione di informazione che hanno invece le grandi città. Quindi il rapporto tra Brescia e Milano e Bergamo è fondamentale, anche in vista di questo appuntamento della capitale della cultura. Moltiplicheremo, credo, le occasioni in cui questo ponte si fa concreto attraverso momenti reciproci di approfondimento e di prestiti. I nostri sistemi museali sono sistemi di eccellenti, di grande professionalità e anche di grande ricchezza di opportunità. Quindi noi abbiamo anche questa idea. Infine, anch'io faccio questo breve appello, considerazione che faceva Beppe Sala: godiamoci il Natale. Certamente con la prudenza che ci vuole, sappiamo che c'è un leggero incremento di contagiati, per fortuna la situazione sanitaria è ancora molto sotto controllo, bisogna avere tutta la prudenza del caso, ma dobbiamo anche viverli i luoghi, tra cui i luoghi della cultura. E chiudo con questo piccolissimo riferimento. Uno dei riferimenti culturali, concettuali su cui abbiamo lanciato la capitale della cultura Brescia-Bergamo, c'è anche un'espressione che voglio richiamare molto interessante, che è la cultura come cura. Io credo che noi l'abbiamo capita bene che la cultura è stata anche una cura. Lo è perché c'è una cultura di popolo, c'è una cultura di coesione, di comunità, e questo non spendo neanche una parola per aggiungere ciò che è evidente. Ma vorrei anche dire che la cultura è stata anche un rifugio durante i periodi del lockdown. È stata anche l'occasione, quando abbiamo riaperto, per andare a ritornare a vedere la bellezza che comunque ci trasforma e ci cambia. E quindi è anche un modo per dire: frequentate i luoghi della cultura, perché i luoghi della cultura ci trasformano, ci cambiano e ci migliorano. E questo lo si fa qui a Milano con un'offerta e con una città sempre dinamicissima e molto efficace da questo punto di vista, e con questi rapporti sempre più stretti con le città più vicine. Sono pochi chilometri, c'è un'autostrada che ci lega, c'è un ottimo sistema ferroviario con l'alta velocità che lega Brescia e Bergamo. In pochi minuti si può arrivare e visitare e godersi questo ponte che abbiamo costruito usando il tema del Rinascimento come elemento che ci connette, che ci lega. Grazie a Emilio Del Bono. Credo che dalle parole dei due sindaci presenti oggi esca esattamente il senso di questa grande operazione. Tra l'altro saluto la direzione cultura della città di Milano, a partire dal direttore Minoia, i dottori Piraina e Salsi che sono presenti in sala. La parola alla collega di Bergamo, Nadia Ghisalberti, assessore alla cultura. Grazie, questa è la prima occasione pubblica in cui le due città, Bergamo e Brescia, si presentano con il loro patrimonio, ed è un auspicio ovviamente per i prossimi incontri. È la prima perché ricordo bene anche l'emozione di quando ricevetti la telefonata dall'amministrazione comunale di Milano, dall'allora assessore alla cultura Filippo Del Corno, che ci invitò appunto a questo appuntamento. E l'essere qui in questa mostra tradizionale così significativa del Natale milanese, con, ricordiamo tutti, le code dei flussi delle persone che entrano a Palazzo Marino, è per noi un onore perché significa essere invitati a mostrare il patrimonio. Ma la prima cosa che mi ha colpito in realtà di questo invito è la sensibilità della città di Milano, perché questo invito è arrivato poco dopo che ci fu dato il titolo di Capitale Italiana della Cultura, un titolo che ci è stato dato, lo ricordo ed è da sottolineare, in modo anomalo rispetto alle altre città. Non è il frutto di una competizione, piuttosto è il frutto di un sentimento di solidarietà del governo e del Parlamento che lo ha votato, per incoraggiamento, per stimolo alle due città a riprendersi dopo la pandemia che così aveva colpito in modo drammatico le due città. E questo invito di Milano è su quella scia di sensibilità e di solidarietà
tra comuni e città, in questo caso vicine, e che hanno condiviso lunghe parti di storie. Quindi questo è un appuntamento che sia artistico, per i motivi che ben ci ha raccontato il sindaco Del Bono, perché ci permette di raccontare una storia artistica di convergenza dei due territori che hanno dato artisti importanti nel Rinascimento, ma soprattutto è diventato un appuntamento di impegno civile, di solidarietà, di sentimento di vicinanza tra le città attraverso la cultura. Ed è questo un po' il sentimento anche che accompagna le due città verso la capitale 2023. La cultura come motore di rigenerazione urbana, rigenerazione sociale, la cultura come strumento di coesione sociale. E su questo noi stiamo costruendo i nostri programmi, i nostri progetti per il 23, e sempre più è chiaro che solo una rete di città, la rete in particolare dei comuni che tanto sono impegnati negli investimenti culturali, perché pensate che tutti insieme gli investimenti dei comuni superano gli investimenti dello Stato, questo significa, dà un'idea di quanto i comuni siano impegnati su questo tema e quanto forse ancora dobbiamo essere riconosciuti per questi investimenti e per questo impegno. Oggi è un esempio proprio di questo, del grande patrimonio che Brescia e Bergamo hanno, di questo invito a mostrarli ai cittadini di Milano e ai tanti turisti che arriveranno, ed è un invito verso le nostre città. I dipinti che sono qui esposti sono di grandissimo valore, le nozze mistiche di Santa Caterina che arrivano dall'Accademia Carrare, saluto la direttrice che è qui presente, Maria Cristina Rodeschini, che ringrazio, è uno dei dipinti più importanti di Lorenzo Lotto realizzati durante il periodo bergamasco, e questo sarà un invito per tutte le persone che verranno a visitarlo. Sono molto grata al sindaco Beppe Sala, all'assessore Tommaso Sacchi, perché abbiamo anche altri progetti di rete che non è forse il momento di annunciare, ma sappiamo che saremo in rete con Milano e Brescia per un altro progetto della prossima primavera. Grazie. Grazie Nadia, sicuramente ci sarà modo di presentarli presto. La parola al professor Giovanni Bazzoli, presidente emerito di Intesa San Paolo. Intesa San Paolo partecipa a questo appuntamento che è atteso dai milanesi ogni Natale. È dal 2014 che il nostro gruppo affianca il Comune nell'organizzazione di questa iniziativa, e che siamo tutti lieti che possa riprendere quest'anno dopo l'interruzione dovuta l'anno scorso alla pandemia. Per Intesa San Paolo, lasciatemi solo dire questo, questa è l'ennesima occasione per riaffermare i principi di quel progetto cultura che è il piano triennale che il nostro gruppo affianca al piano industriale per quanto riguarda proprio gli investimenti nel campo culturale. E da questo punto di vista direi gli ambasciatori di questo piano sono quelle che noi abbiamo chiamato le Gallerie d'Italia, che sono divenute, io credo che questo si possa dire, considerando il successo che le mostre organizzate in queste gallerie hanno ottenuto in questi ultimi anni, sono diventate uno dei musei tra i pubblici e i privati più importanti d'Italia. E sono gallerie presenti in tutto il territorio nazionale, il primo museo è stato quello di Vicenza, poi le gallerie di Milano con la loro grande importanza perché abbracciano anche quello che è un quadrilatero proprio al centro della vita di Milano e che ha compiuto i 10 anni di vita. Poi ci sono le gallerie di Napoli che quest'anno vengono trasferite dal Palazzo Cevallos al palazzo famoso Palazzo Piacentini di via Toledo,
che è stata la sede a lungo del glorioso campo, Banco di Napoli. E ci sarà un quarto polo a Torino che è in corso di allestimento, che anche quello contribuisce, come il sindaco di Torino, il nuovo sindaco di Torino sta già riconoscendo, a una riqualificazione del centro urbano di Torino, perché riguarderà la piazza San Carlo in una dimensione sconosciuta, perché si sono scoperti degli spazi sotterranei nella piazza che saranno utilizzati per un museo che in questo caso sarà destinato alla fotografia. Ecco, io non voglio tanto parlare di questa mostra, su cui è già stato detto quello che è lo spirito che ha portato a questa realizzazione. Certamente non è il caso di insistere sui temi dei rapporti tra queste città, Milano, Bergamo e Brescia. Consentitemi però di, invece di insistere sul significato particolare che assume quest'anno il riferimento ai territori di Brescia e di Bergamo, che come tutti noi sappiamo sono stati i territori più colpiti dalla pandemia e quindi che più hanno sofferto. Ecco, questo è già stato detto dal sindaco di Brescia, dall'amico Emilio Del Bono, ma io credo che vorrei concludere su questo punto prendendo spunto proprio dal titolo della mostra. Il titolo della mostra è Il Rinascimento di Bergamo e Brescia. Questo vuol dire evidentemente rievocare il glorioso Cinquecento lombardo, ecco. Ma evidentemente vuole alludere anche al desiderio di recuperare fiducia e volontà di rinascita dopo un periodo così difficile. E noi siamo fermamente convinti che richiamare l'attenzione sulle risorse artistiche artistiche e culturali dei nostri territori possa essere veramente uno stimolo, una garanzia circa la possibilità di una ripresa, di una grande fiducia nel rilancio delle nostre società. Io aggiungo, da Presidente emerito di Intesa San Paolo, anche per un rilancio dell'attività economica. Grazie professore. E ora la parola va a Pierluigi Cocchini, amministratore delegato di Rinascente, che chiaramente ha sostenuto questo progetto. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, noi siamo insieme in questo progetto da 7 anni, anzi da 8, perché uno l'abbiamo mancato purtroppo l'anno scorso. E perché siamo qua ancora? Perché dove c'è scritto bellezza, dove si presentano opere, dove si parla di storia, dove si parla di arte, in tutte le città in cui siamo presenti in Italia cerchiamo di dare il nostro contributo e di fare qualcosa. Questa operazione qua di Milano è un'operazione molto sentita nella città, quest'anno lo sarà secondo me ancora di più, vista l'interruzione dell'anno scorso e vista anche la scelta artistica che avete fatto con 4 opere anziché una, quindi è comunque una mostra, a mio parere, molto più consistente che quelle passate. Interessante anche il connubio Bergamo-Brescia-Milano, anche per noi di Rinascente, perché abbiamo, pur non essendo presenti in quelle città con dei negozi fisici, abbiamo moltissimi clienti che si recano nel nostro negozio qua di Milano oppure ci frequentano online, quindi è molto interessante avere questa connessione anche da un punto di vista economico e da un punto di vista della frequentazione della città. Noi durante la pandemia abbiamo inaugurato la nostra campagna corporate che si chiama Keep It Beautiful, quindi Rinascente ha fatto una sorta di viaggio in questi anni, dal 2006 a oggi, avendo ristrutturato praticamente tutti i suoi negozi, in particolare col capofila qua di Milano. E da una casa di brands, che pur continuiamo ad essere, siamo diventati anche una casa di valori e quindi in questo manifesto abbiamo voluto ricordarlo. E questa operazione è assolutamente
adeguata e fitta perfettamente con questa nostra strategia che è basata su questi 5 pilastri, tra cui ovviamente c'è la creatività ed è tutto sottostante comunque alla bellezza. Quindi siamo molto contenti di essere presenti. Tra l'altro per noi oggi è diventata una tradizione, perché lo stesso giorno in cui si fa questa conferenza stampa è ormai 3 anni che noi apriamo nel pomeriggio le nostre vetrine, che quindi diventerà ancora di più quest'anno un evento importante per tutta la città. Interessante anche quello che ha detto il sindaco di Milano con le luminarie. Noi siamo molto attenti a questo discorso qui a Milano, in tutte le città potete già vedere le nostre luminarie in facciata, il nostro sottoportico addobbato, e stasera completeremo l'opera con le vetrine. È molto importante questo, dopo tutto quello che è successo, lo era prima ma oggi lo è ancora di più, quindi l'augurio è che, sempre con la grande prudenza che ci ha contraddistinto e che contraddistingue anche la gestione della città, si possa tornare a un minimo di festeggiamenti per il Natale. Grazie a tutti. Grazie Pierluigi. Ora la parola va alla Presidente della Fondazione Brescia Musei, Francesca Bazzoli. Francesca. Grazie. Noi siamo molto grati per questa occasione che la città di Milano ci offre di esporre qui ben 2 opere che vengono dalla Pinacoteca Tosio Martinengo, tra cui questo splendido Savoldo che è l'immagine guida di questa mostra. Questo ci consente di ricollocare la nostra Pinacoteca con queste 2 opere ambasciatrici nel panorama che le è proprio delle grandi istituzioni culturali europee. La Pinacoteca Tosio Martinengo nasce da una collezione di un grande illuminato bresciano che ha fatto una grande collezione di opere antiche, sempre in dialogo con le istituzioni museali europee, ma anche la prima collezione d'opera contemporanea pubblica, perché donando alla città questa collezione di antico, lui che raccoglieva anche il contemporaneo, che all'epoca si chiamava Hayez Canova, ha regalato alla città questo straordinario museo d'arte antica e d'arte contemporanea dell'Ottocento. E questa Pinacoteca è stata chiusa per 9 anni, riaperta nel 2018 con un allestimento straordinario, è immediatamente incappata di nuovo nel fermo del Covid. Noi stiamo puntando tantissimo sul rilancio, anche in vista della Capitale della Cultura, nel segno di proprio esattamente del tema che qui viene anticipato, il Rinascimento. L'Otto Romanino, ma anche Savoldo e Moretto, che sono il nucleo forse più consistente e forte dei quadri della Pinacoteca, ci raccontano un Rinascimento che a Brescia e Bergamo ha dei connotati speciali, come diceva il nostro sindaco. Longhi lo riassume la pittura di realtà, e quindi un'attenzione che è specifica di questi territori e in qualche modo configura un genius loci vero e proprio al naturalismo, alla luce, vedrete la bellezza della luce in questi quadri, all'attenzione al dettaglio e anche all'inserimento di personaggi del quotidiano nei quadri, nelle rappresentazioni antiche. Quindi davvero un aspetto speciale del Rinascimento che ci mette in dialogo col più ampio panorama del Rinascimento italiano. Nel 23 su questo punteremo, quindi questa è una grande anteprima, e tra l'altro ci parla di un Rinascimento che avviene anche nei numeri. Io tengo a dire che a novembre i visitatori complessivi del nostro sistema museale hanno superato in termini assoluti il numero dei visitatori del novembre 2019. Questo la dice lunga sul desiderio delle persone di tornare dentro i musei, e anche a conferma di quello che ci ha detto il Presidente della Repubblica quando è venuto a Brescia a reinaugurare la nostra grande Vittoria Alata a maggio del 2000, dell'anno in corso. Ci ha detto che la cultura, che la rinascita del nostro paese riparte dalla cultura, e quindi credo che questo sia davvero una grande anteprima. Consentitemi di ringraziare Stefano Caragioff, il direttore della Fondazione Brescia Musei, che ha dato un contributo decisivo a questa mostra insieme a Civita, e di ringraziare anche il sovrintendente Sarsi, che tra l'altro è anche membro del Consiglio Scientifico di Brescia Musei, che in cambio di queste 2 opere ci ha dato un'opera per noi molto importante, che è la
che è Sant'Orsola e le sue compagne, che in questo momento alla Pinacoteca, insieme a un'opera che viene dall'Ermitage, Il pranzo di Velázquez, e che ci consente di rinnovare costantemente la Pinacoteca con offerte temporanee. Grazie. Grazie, cara Presidente. Voglio inoltre ringraziare il Ministero della Cultura che ha patrocinato, come di consueto, l'iniziativa, i comuni coinvolti, chiaramente Civita, che è stata citata, Intesa San Paolo e Rinascente, e Schirà, che ha curato il catalogo. Direi che i curatori Francesco Frangi e Simone Facchinetti, che sono presenti in sala, accompagneranno sia i rappresentanti delle istituzioni che la stampa presente nel giro della mostra, con una visita dedicata in sala Alessi. Quindi grazie di cuore, professori Frangi e Facchinetti, che saranno con noi nella visita della mostra. Grazie a tutti e buona visita.